Ciao a tutti ragazzi, come sempre qui Agonista, come sta andando nel game? Abbiamo avuto molte novità negli ultimi giorni di agosto. Adesso andremo a vedere un po', parlando meglio delle mega evoluzioni e poi a vedere che cosa accade nel mese di settembre e come sfruttare al meglio questi eventi. Subito dopo la sigla. Beh, mi sembra ovvio cominciare dalle mega evoluzioni, che sono un argomento veramente infuocato in quest'ultimo periodo, dato che sono state spoilerate le prime a fine agosto, e al momento nel game si possono trovare le mega evoluzioni di Beedrill, Blastoise, Venusaur e Charizard nella doppia forma X e Y. A me particolarmente non ha scosso questa scoperta dopo che ho saputo che esse non possono essere usate nelle lotte Go, e dunque per il momento vanno a aggiungersi alle cose che interessano principalmente a chi vuole completare il Pokédex, a chi vuole flexare i mega Pokémon evoluti e tutte queste cose che a me, come a chi penso stia guardando questo canale che si occupa soprattutto della parte del PvP, non interessano troppo. Andremo a vedere poi come la Niantic andrà a gestire questa situazione all'interno del game. Cominciamo subito parlando di Magride, che è una funzione che è stata introdotta nel game e che poi andrà a riguardare gli eventi di settembre e che appunto sconvolge un po' le vecchie dinamiche di gioco, e questi Magride servono per ottenere le mega energie per far mega evolvere i vostri Pokémon. Come funzionano le mega energie? Funzionano proprio come le caramelle, e cioè per mega evolvere un vostro Pokémon dovete fare il raid di quel determinato tipo di Pokémon, e battendolo potete ottenere dalle 30 alle 55 mega energie da buttare dentro il vostro Pokémon per mega evolverlo. Al momento le mega evoluzioni disponibili sono quelle di Charizard, Blastoise, Venusaur e Beedrill. Charizard nella forma X e nella forma Y. Una volta scelto quale Charizard far evolvere e l'avete voluto nella Y, non potete più evolverlo nella X. Quindi decidete quale Charizard vi gasa di più da far evolvere. Detto questo, la domanda più ovvia è: quante mega energie mi servono per mega evolvere il mio Pokémon? E la risposta è: per i tre starter di Kanto 200 mega energie, per Beedrill 100. Questo ci fa capire che per dei Pokémon, diciamo tra virgolette normali, servono meno mega energie, e dunque la mia ipotesi è che per mega evolvere un Pokémon leggendario ci vorranno più di 200 caramelle, magari 300, non ne ho idea. Quanto sta al vostro Pokémon mega evoluto? Sì, perché una volta mega evoluto il vostro Pokémon non è che rimarrà in quella forma per sempre, ma rimarrà per un determinato periodo di tempo, che è di 4 ore. Bene, detto questo, come prima anticipato, le mega evoluzioni non possono essere utilizzate nelle lotte Go e non possono essere utilizzate nella difesa delle palestre. Inoltre non si possono mega evolvere i Pokémon ombra o i Pokémon clone. Per il resto, appunto, potete flexare quello che volete una volta che rilasceranno tutte le altre mega evoluzioni, che penso verranno rilasciate piano piano in settembre, dato che ci saranno vari eventi. Un'altra cosa importante da sapere è che potete raccogliere un massimo di 999 mega energie per un determinato tipo di Pokémon. E inoltre, una volta mega evoluto il vostro Pokémon la prima volta con 200 mega energie, per evolverlo la seconda volta ve ne serviranno solamente 50. Questo comunque, ragazzi, per quanto mi riguarda, cambia un po' le dinamiche di gioco, perché ovviamente chi compra i biglietti per i raid, chi fa più raid, ovviamente avrà più mega evoluzioni. Dunque secondo me è per questo che non li hanno inseriti ancora nelle lotte Go, perché altrimenti sarebbero stati accusati di essere diventati un gioco pay to win, perché ovviamente le mega evoluzioni, oltre ad aumentare di molto i loro PL, boostano il loro team. Cosa vuol dire? Aumentano del 10% le statistiche dei Pokémon che combattono con loro, e del 30% i Pokémon che sono dello stesso tipo o usano mosse dello stesso tipo del Pokémon mega evoluto. Dunque questo ci fa capire quanto possono essere forti all'interno dei raid, o potrebbero essere forti all'interno delle lotte Go. E dunque, se un giocatore non shoppa i biglietti, farà sicuramente molte meno mega energie, molte meno mega evoluzioni, e le prenderebbe come un caco nelle lotte Go, cosa che appunto non vogliono. Quindi a me viene da ridere chi sta accusando al momento la Niantic di essere un gioco pay to win, perché alla fine le mega evoluzioni al momento stanno venendo utilizzate solo nella parte del cooperativo per Pokémon Go. Quando le inseriranno nelle lotte Go vedremo come gestiranno la cosa. Per ultima cosa, io volevo ricordare che una volta mega evoluto il vostro Pokémon, da quanto si dice non lo potrete più potenziare. Quindi prima di mega evolverlo arrivate a potenziarlo fullato al massimo, e dunque un altro
cosa che mi viene da dire è che le mega evoluzioni serviranno soprattutto a chi è già a livello 40, mentre noi poveri maledetti che siamo ancora sotto quel livello dovremo aspettare. Per il momento non si è ancora parlato del livello 50, vedremo che cosa accadrà. Andiamo adesso ragazzi a parlare degli eventi di settembre. La Niantic ha diviso settembre in 3 settimane in cui ci saranno vari eventi che riguardano appunto questo nuovo ingresso delle mega evoluzioni nel game. Dall'1 al 7 settembre vedremo comparire molti raid di mega evoluzioni. Non sappiamo ancora se ci saranno nuove mega evoluzioni che verranno spoilerate a settembre oppure per il momento accontenteranno i gamers solo con quelle precedentemente citate. Dall'11 al 17 settembre vedremo coinvolte le mega evoluzioni nelle battaglie in palestra, nelle battaglie contro gli altri allenatori e nelle battaglie contro il Team Rocket. Ora, la cosa che vorrei capire di più è le battaglie contro gli altri allenatori, perché in teoria, da quello che ho capito, le mega evoluzioni possono essere usate contro gli altri allenatori, cioè contro gli altri giocatori, solo se sfidate un vostro amico che è vicino a voi e non nelle lotte go. Quindi se qualche player le sta usando e vuole filmare il tutto per vedere quanto effettivamente una mega evoluzione boosta il suo team, sarebbe molto interessante. Dal 22 al 28 settembre abbiamo degli eventi con il compagno, vedremo che cosa vorrà dire anche questo, non so nulla, magari dovremo metterci come compagno un Pokémon che si può mega evolvere per fargli raccogliere magari delle mega energie camminando. Sarebbe molto figo questo risvolto, perché appunto così risolveresti un po' alcune dell'essere un gioco pay to win. Andiamo a vedere gli spotlight e i community day per quanto riguarda settembre. Ricordo tutti che gli spotlight vanno dalle 6 alle 7 di pomeriggio, dunque in quella fascia oraria ci sarà più spawn di questo determinato tipo di Pokémon che andremo ora a vedere. Parleremo prima di tutti gli spotlight e poi del community day. Cominciamo subito l'1 settembre con lo spotlight di Eevee. Eevee è un Pokémon che ha molte evoluzioni e tutte le evoluzioni possono essere versatili nelle varie leghe, dunque a mio parere è buono prendere tante caramelle di questo Pokémon e trovarne magari qualcuno di forte da far evolvere e sfruttare appunto in esse. L'8 settembre abbiamo Ondur, che darà anche doppia caramella alla cattura per ogni tipo di Pokémon che andiamo a catturare. Il 15 settembre abbiamo Tentacool e abbiamo doppie caramelle ogni trasferimento di Pokémon che facciamo. Il 22 settembre abbiamo Spearow e abbiamo doppia esperienza ogni volta che evolviamo un Pokémon. E il 29 settembre abbiamo Skitty con doppia polvere alla cattura per ogni Pokémon che prendiamo. Ricordate sempre che questi eventi vanno dalle 6 alle 7 di pomeriggio, mentre l'evento del community day dalle 11 di mattina alle 5 di pomeriggio avrà come protagonista Porygon, del quale verrà rilasciata in questo evento la forma shiny, dunque ci sarà una bella caccia da fare per prendere una forma shiny utile e ovviamente poi vedremo anche come girerà nelle lotte, dato che molti trainer sicuramente lo porteranno allo stadio massimo. Bene, detto questo ragazzi, con lo studio degli eventi abbiamo finito. Fatemi sapere quale Pokémon vi gasa di più. A mio parere Ondur può essere utile, io ho mostrato nel video delle lotte come potrebbe svoltarvi la Lega Ultra nel caso non facessero più la Premier Cup contro Giratina. E per quanto riguarda gli altri, io sono interessato a Tentacool perché è un Pokémon che potrebbe essere utile nella Lega Mega, dato che è acqua veleno e dunque potrebbe counterare Azumarill non soffrendo i suoi attacchi di tipo acqua folletto. Ciao a tutti ragazzi, spero che il video non vi abbia annoiato, spero di essere stato veloce e aver dato delle info utili. Ci vediamo ad un prossimo video sempre sulle lotte go. Se vi va di mandare un pack di vostre lotte, lascio la mia mail in descrizione, contattatemi pure. Ciao a tutti, bella lì!